Eccoci qui. Visto, l'ho Vorrei corretta, l'ho risolta. dirvi ragazzi che mentre l'intro partiva è partito in contemporanea il suo "E vai che bello!" e io "Ah, mannaggia!" No, in realtà ero sicuro che avrebbe funzionato. Non ho affatto esultato come se non me l'aspettassi. Totalmente. Ok. Il risultato ha Vedo che funzionato. molti sono stati fiduciosi. Sì, quasi tutti. C'è Perché stato un contatore dei singhiozzi singhiozzo. in più? Oh! Ah, fatto! Oh! Riportate quel contatore a 28! Singhiozzi, 28. No! Mi ha rimesso No! 29. Come si faceva? Singhiozzo, 27? 28. Ok. Ok. Ma te guarda! Dire, Protesto. benvenuti. Mi porto al tribunale e mi faccio presentare da Phoenix Wright, poi voglio vedere che fate. Bravo, va bene. Oh, ehi, A a proposito, ciao proposito. bellissima gente. Nuova parte di Mario Luigi, nuova caccia del fagiolo stella. Yes. Ho delle cose da dire su Phoenix Wright. Quindi, pensavate che fossero finite le discussioni? Invece. E Volevamo. invece. Volevo vedere se il Allora io. bot funziona di nuovo. Ciao a Oh, tutti, comodi centralisti. gli alert funzionano oggi. Il bello è che non ho Oh. cambiato assolutamente niente rispetto a ieri, quindi. Quello che Non ho funziona capito oggi e non bene funzionava come ieri è un funziona. miracolo. Ha detto tipo com'è di centralisti. Come di centralisti. Allora, prima a sud-ovest o prima lì a nord? Come preferisci? Chat, voi che ne dite? Sud-ovest o nord? Il bosco o i fagioli? Il teatro? Sud-ovest, Certo, dice amico, Tony. dice sud-ovest, quindi Va sì, diamo bene. la priorità al primo che scrive. Mi Due dispiace, sud-ovest di Gizu, fila. anche Comunque, perché hai grazie per l'host. usato sul film riguardo Phoenix, ma te stai proprio ma matto? Ma che problemi hai? Aiuto. Comunque, quello che volevo dirti è che finalmente mi sono deciso a scaricare la traduzione amatoriale di Saturn Investigations 2. Oh, alleluia! Quindi Così l'unico gioco che mi rimaneva. potrai concordare con me che è uno dei migliori giochi della serie. Hype. Ne sento sempre parlare bene, quindi è l'ora Sì, che è ci veramente giochi. cioè, secondo me il 2 l'hanno fatto sì, principalmente per ingannare Fagiolo, l'attesa fagiolo, fagiolo. Race attorno ai 5. Ma anche perché forse gli sviluppatori si sono un po' resi conto che il primo c'aveva qualche falla e volevano rimediare. Mi piace che qua torni indietro e trovi i fagioli. E sta parte è Quindi caruccia. ti incentiva il backtracking come un Metroidvania. Basta, smetto di dire che Mario Luigi è un Metroidvania. Vero. Mancano tutti i fagioli al monte di Ritera, mannaggia. Comunque, chat, come state oggi? Solo sto pezzo? No, andremo avanti fino a quasi le 5. Potremmo staccare un po' prima. Allora, procedi in secondo che ne approfitto per chiedere una cosa a un amico, cioè a una persona conosciuta da tutti qua dentro, però intanto deve rimanere segreta. Va bene. È un po' il Dark Souls dei giochi di Mario e Luigi. È vero, hai ragione, esatto. È totalmente il Dark Souls di Mario e Luigi. Mentre per quanto riguarda giochi che sto giocando, non soddisfatto di aver finito Metroid Dread, ho ripreso Samus Returns, in cui non avevo mai finito delle cose al 100%. Ok, E eccomi posso dire qua. con... Bentornato. Posso dire con molta felicità che continuerò a non finirlo al 100%. Allora, Samus Returns, ora che hai il 2021, ha un grave problema. Cioè, Dread. Sembra un prototipo di Metroid Dread. Madò, ma la differenza è enorme. Quel gioco è Davvero. lentissimo. È scandaloso, guarda. Cioè, per dire solo una cosa, in quel gioco non puoi scivolare e per entrare nella Morph Ball devi o premere due volte giù, come nei giochi vecchi. Mi Sì. pare che dobbiamo andare qui. No. No.
Oppure toccare il touchscreen, è scomodissimo. Sarum, benvenuto, chiede come sta la tua schiena. Tutto bene, grazie mille, Sairum. Adesso sto a posto. Bene, bene, ho già guarito. E non Ecco, solo quello, non mi ricordo quindi dove dobbiamo devo. andare. Dicevi? Non l'ho sentito più. Come non mi senti più? Mentre. Pronto? Non, sì, ora ti sento, non avevo capito cosa avessi detto prima. Che stavo finendo un piccolo giro di messaggi che mi sono arrivati molto inaspettatamente per una cosa, e se mi viene confermato, ho un piccolo annuncio da fare a brevissimo. Un annuncio. Dobbiamo andare da Sì. Bupa, giusto? Yes. Dove era Buva, però? Non mi ricordo dov'era. Smetti Stavo di leggendo la avvelenare. chat. La chat menziona Bupa, io non riesco a togliere gli occhi dalla chat. Devo leggere la Mannaggia. chat. Ma maggi.exe smette di funzionare per Sì. Buva. Ciao, Allora, Lord Gob. Buva. Benvenuto o benvenuta. Il Hai primo sbagliato, lo messaggio in manda a chat. sud e poi a sinistra. Hai ragione. Mamma mia! Wow, quello era atomico! Un singhiozzo atomico! Nuovi rivoluzionari singhiozzi qui da noi! Vero. Ah, qua dobbiamo fare il gacha. Scopriremo se sono dorati o normali. Il 29 era stato predetto. Tutti Niente. normali. Molto lame come cosa. Mi stavo scordando una cosa. Ok. Ehi ragazzi, lo sapete, a proposito di gacha, lo sapete che su Mario Kart Tour hanno aggiunto il pilota più sexy dell'universo? Sì, dovrei farvelo vedere. E fallo vedere. Ok, dammi un secondino, chiedo Sì, scusa. con calma. Guardate che figone, guardatelo, guardatelo, guardatelo. Waluigi vampiro. Ora voglio un gioco normale della serie, per esempio un Mario 3D come Odyssey, con lui come cattivo. Waluigi vampiro. Wakula. Lo È fantastico. adoro. Lord Gov chiede: quando finiremo Super Ecco. Star Saga porteremo Mario e Luigi Dream Team Bros. Ci Sì, vorrà un la po' nostra per Dream intenzione è di Team. farli in ordine, esatto. Vogliamo farli tutti quanti in ordine d'uscita, quindi ci sarà prima Fratelli nel tempo e Viaggio al centro di Bowser. Però sì, ci sarà anche Dream Team. La battuta di Wariopide, ok, un attimino, cosa molto importante, abbiamo una battuta, allarme battuta, allarme battuta. Dov'è? Eccola là. La leggo io? Sì. Lo sapete! Cosa dice un coltello se l'ascia lo tradisce? Machete, scritto come mascete, frega! Bocciata. Il problema di questa battuta è che si capisce solo leggendo. esatto. Cioè, se la racconti e basta dicendo ma che te frega qualcuno. Oh, dai! Te guarda e te fa. Si legge Lore e Gove. Ok, lo leggevo all'inglese. Ecco qui. Grazie per averci informati. Comunque, a proposito dei giochi fighi, cioè, tu stai a parlare di Waluigi Vampiro. Però, quanto sarebbe figo? Un gioco con Max e Tina che sono tipo agenti segreti e combattono con le racchette da tennis e a Sì, una certa grazie. te spunta fuori la missione in cui sei Max e il testo è solamente Salva Tina! E qualcuno potrebbe scambiarlo come salvare il gioco perché deve fare la salvatina. Ok. Non mi aspettavo la battuta a tradimento. Volevi? Però dai, il gioco con Max e Tina, agenti segreti sarebbe figo. Concordo. Ok. Parto. Oh, sono il tasto A, ok.
Lo dico per chiunque è nuovo, stiamo giocando in co-op, quindi io sono Mario e lui è Luigi. Zach, e siamo molto bravi. Io non ti conosco più, Crico, ne ho dette de peggio. Secondo me ne ho dette de peggio. Mi ricordo che c'era... Sì, però c'era quella piattaforma lì. Ah, vedi, e chi l'aveva vista? Tu l'hai vista? Io l'ho vista. Per un pelo. È iniziato tutto dallo stream della gazzosa ridolina, ah, è vero. Dobbiamo prima fare qualcosa giù. Zach, ok che hai il mio stesso pensiero per un nuovo gioco di Tina, ma le battute a trabocchetto è anche troppo. Ma infatti, basta, insomma. Non lo farò più. La gente più. Protesta. Blocco invisibile? Ok. Ok, sì. Vedi che ora che ci sono punti sospetti li mettono, perché prima no? Perché sono cattivi, vogliono farci abituare all'assenza dei blocchi, così ci sorprendono con i blocchi. Non wow. Ho letto niente. L'arena lumaca. Non è facile sopravvivere. Quanto è figo questo posto. Quando sono arrivato qui mi sembrava di essere in un'area tutta nuova, invece poi è solo una stanza. Quindi non c'è un granché. La biglietteria dell'arena lumaca, siamo pronti? Sì, andrà tutto bene. Oh, è vero, costava una fracca. Già. Sapete cosa usa l'animale di Gina per pulire? La candeggina! Vedete però che Gandolfo ha apprezzato la mia battuta a trabocchetto? Eh? Eh? Visto? Abbiamo un apprezzatore qui. Oh no, ho sbagliato. Ok. Accettiamo la sfida, sì. Non mi ricordo i controlli. Manco io. Venite tutti a vedere, è arrivato un nuovo spettacolo. Proviamo la ghignopalla, spiegacelo. Però c'è ghigno, ci colpiscono. Questo era lungo, ma non particolarmente atomico. Gli do un 8 su 10. Vabbè, ci proverò. Ok, ci muoviamo con B e A, vero? Credo che ci spostiamo con il D-pad e con B e A ci giriamo. Molto interessante. Credo. Ok. Con LR, ok. Si può disattivare la barriera. Non ci interessa, Tony, con quello ci si Tony, muove. Mi mandi per favore la clip in privato? Perché l'ho partorita stamattina con un altro amico, poi gliela devo passare. Cioè, nel senso, l'ho partorita stamattina dicendola a lui e mi ha tolto il saluto. Ha fatto bene. Ok, dobbiamo battere 20. Non mi ricordo come si faceva. Ciaone. Io posso premere solo A, quindi... Beh, in teoria potresti anche muoverti. Hai ragione. Muoviamoci tutti e due, dai, caos, dai, caos totale. Quanto dobbiamo fare, 20? Mi sa di sì. Non vinceremo mai, falliremo male. La parte più difficile di giocare in coop sono i minigiochi. Mamma mia, veramente, un incubo. E poi pure sto coso da tipo i sorri fagioli. Vero. Dai, sta andando bene. Via del fungo, sì. Bravo. La lumaca sotto indica il tempo rimasto. Sì, me lo ricordo. Dai un po'. Ok, ah, panico, okay. panico. Va tutto bene. 20. 21, ok. Ciao Markur. Ehi, hey, ben ritrovato. Fatemi... non ci potete fare più niente. Non mi muovo più. Beccate questa. Beccate pure questa. Ed è arrivato il corriere. Avevo detto brevemente che potevo allontanarmi un attimino, perché è arrivato il corriere vai. Con un pacco. Io qua, basta che mi lasci la finestra del GBA aperta. Però, ok... Hai ottenuto il premio Lumaca.
Bene, ragazzuoli, sì, al momento sto io da solo, ma durerà pochi minuti sta roba. Dimmi, Grivo, che c'è? La prossima volta vi sfideremo noi, quei due sono proprio identici. Non mi importa di voi! Prendi il controllo del castle, ok? Ragazzi, il Mario Castle chiude ufficialmente, do il via a Pikmin Italia. Siete tutti obbligati adesso ad amare Pikmin. E non è che ci avete scelta ad andarvene adesso, no, la community ora è questa, sarete qua in eterno e dovete amare Pikmin. No, no, non ci riesco. Ok, non so. Allora, raga, dopo tutte queste sessioni in co-op, mi viene un po' difficile controllare i due fratelli normalmente. Non so se. Non so se ho reso l'idea, ma mi viene strano ora controllarli tutti e due. Ok. È un onore per la tribù delle lumache. Voi siete campioni dell'arena. La tribù delle lumache vi ha riconosciuto. E andiamo. Ok. Siamo messi bene a. Un funghettino per Mario, magari. Ok. Allora mi ricordo che. C'era. Sì, ha senso che dovrei switchare a Luigi, però dai. Insomma. Per una volta che posso controllare Mario, fatemelo godere. Eccolo, eccolo. Guardatelo che bellino. Che faccio però? Aspetto Maggi col suo filtro che faccia uno dei due o vado subito? Chat, volete Ciampo immediatamente? C'è Crico che dice aspettalo. Vai tu, vai, vai! No, Ciampo doppio io. Quello. Ah, ma aspetta, ma è da solo adesso! Allora sì, a posto. Oh, che succede? Ancora voi due? Ma questo tesoro l'ho trovato prima io! Oh no, il potere della T-Pose di Mario! Ehi, non prendetevi gioco di me! Me ne approfittate perché pensate che sono solo! Questo è il mio grande debutto da solo! Ok. Sarà. Forse potrei avere problemi addirittura a eseguire gli attacchi fratelli, vediamo. Questo come se fa. Era. Ok. E poi erano. Le martellate di Luigi. No! Dannazione! Questo lo uso una volta così almeno gli abbasso la difesa. Dopodiché credo. Imbroglierò malissimo col salto espulsione. A dannazione. Il problema è che mi lagga leggermente, quindi è sempre un problemino riuscire a coordinarmi, soprattutto ora che devo preoccuparmi di utilizzare entrambi i pulsanti. Ok. Perfetto. Dai. Vai così. Fantastico. Ma laggato, dannazione. Ah, non mi è uscito. Ma che te curi, buffone. Tra l'altro, Fratelli Fuoco, come funziona per aumentare il conteggio dell'avanzato? Cioè, basta che ottenga comunque bravo, o se fallisco anche solo una delle palle, me lo conta come zero? Perché in quel caso è un problemino. Ah, ok, è fatta. Ecco qua. E adesso che cosa dovrei fare? Raga, non ho controllo sulla console e sul sondaggio, quindi dobbiamo per forza attendere.
Vabbè, intanto più 4 ai baffi, rispettabilissimo. Tony, è inutile che voti, no? Il sondaggio non è aperto. No, ma infatti, cavolo, sono comunque passati un po' dei minuti. Quanto ci vuole? Allora, intanto ancora non mi fanno sapere qui. Magi, dove sei? Ci servi qui? Dobbiamo fare un sondaggio. Non ho il controllo. Muovite, lo stream è bloccato per causa tua. Date una mossa, non so più come continuare per poter intrattenere. Che è stata di qua? Ma che vada, provo a fare un poll. È quello anche il problema. Il poll non posso farlo perché ho massimo 5 opzioni. Vabbè, raga, vi parlo un po' di come vanno le cose. Tipo, ho riniziato. Giochiamo con la magia del L'icone? bot. Aspetta. Magi Movite, usa la tua magi magia. Il treno, non ho idea di cosa significhi quel treno, sai? Aspetta che provo ad accedere da qui. Il treno. Ah, allora sei capotreno dell'hype train, quindi immagino significa che sei stato quello che ha iniziato quella catena di sub che abbiamo avuto a inizio mese, se ti ricordi. Mi sto riascoltando più che spam. Non so se si è sentito il singhiozzo intanto. Però nel dubbio vi dico, beh, fate singhiozzo più uno. Ok, sì, si è fatto. Regà, non dovete spammarlo! Sì, Grigo, ti prego, entra, almeno chiacchieriamo, famo qualcosa. No, non mi aspettavo ci mettesse così tanto. Ciao Grico! Desiderio esaudito. Ora ti sento. Sì. E beh, Grico, che ci racconti? Cosa ne pensi della mia battuta a tradimento su Salvatina? Beh, è stata una bella battutina. Grazie, grazie. Intanto, ciao chat. Cioè, non sono previsto in questo stream, però vengo a invadere lo stesso. Sì, Storm non lo saprà mai. fai la guest star praticamente. Non ditelo a Storm che No, sennò mi no, licenzia. non lo verrà mai a sapere assolutamente. Crico la tua. Ah, vabbè. Abbiamo l'odiatore di Sora in chat. Allora, caro Zaki, Au. niente. Voglio Niente. Ah. disturbare. Ovviamente come spuntiamo? Ah, ok, adesso ci sei tu sopra di me. Sì, Figo. c'è tutto sballato perché non erano previsti tre. Oh, Portacci finalmente. su, Sì, a ciao, sono monte dello tornato. spuntaggio. Bene, Io me ne iniziamo torno la via. battaglia contro Ciampo. Non vedo l'ora di iniziare questa battaglia. Oh, hai già finito. Sì. Ok, scherzo. Quindi avete votato velocità. Un paio di voi. Prendeva i voti anche mentre non lo vedevate. Scusate se ci ho messo un po'. Ho sceso 50 piani per andare a prendere il pacco. Mamma mia, vivi in un castello? Sì. Ho la sensazione che ci sia stato un certo Grigo da queste parti, ma non so chi sia questo Grigo. No, te stai sbagliando assolutamente, non è passato nessuno. Mi sono impegnato io per intrattenere la gente mentre aspettavamo il tuo arrivo. Ah, va bene, va bene. Bene, ora iniziamo la battaglia contro Ciampo. Non vedo l'ora. Assolutamente sì. Wariopide ha una battuta per noi. Sentiamo. Non gliela leggo, io non gliela leggo per principio se aumenta velocità. Bene. Ok, sembra che abbia vinto PV. Non aspettiamo Allora ulteriormente. Quindi possiamo leggerla.
attimino che aggiorno le statistiche, ecco qui. Mi si è pure spento il controller, ok. Ok, vedo neanche uno, quindi va bene. 4, quasi più 5, però buono, più 4. Più 4 me va benissimo, sono contento. Oh, ok, abbiamo preso il terzo pezzo. Un pezzo di fagiolo stella. Pezzi mancanti 1. È mortificante, fallo tu. Ma non mollo! Ciao. Ma scompare nel terreno, scava nel terreno, fa un buco e se ne va. Ma poi se non sbaglio è l'ultima battaglia. No, no, ce n'è ancora una. Ah, giusto, hai ragione. Beh, se salva. Avevate aperto il poll, sì, Gandolfo. Era finalmente tornato Maggi. Sì, che poi comunque prende i voti anche mentre non lo mostriamo. Anche in sottofondo, ora se votate, prende il voto. Quindi ci manca solo quel bel pezzo del fagiolo stella del teatro. Sì, quello è carino. Prego. Avete letto cosa? Ciampo usa fossa. Un altro singhiozzo. Mi sono perso dei singhiozzi interessanti? Ce n'era un altro mentre aspettavo il tuo ritorno per attivare il sondaggio. Oh no, me lo sono perso. Sì, ma era abbastanza standard. La battuta no, me la so persa effettivamente. No, mandatemi la clip del singhiozzo che mi sono perso. Potrebbe non quasi posso... essere un bene. Non mi sta bene perdermelo. Potremmo anche fare la cosa quassù. È vero. E intanto invece facciamo la battaglia. La battuta, non hai postato una battuta. Aspetta, com'è arrivato a 33 il contatore? Forse l'avete fatto due volte? No, infatti l'hanno fatto due volte di troppo. Ok, bisogna rimettere 32. Ok, rimetti 32 intanto. Ok, potete fare anche voi il comando. Oh, bene, bel tempismo. Non mi aspettavo, sì, che colpisse, dai, subito. Cioè, tanto ci fanno uno o due danni. In effetti, sì, non è un granché problema. Oh, vedo le emoji che spamma Gandolfo, vuol dire che ne ha una delle sue cose. Leggila tu. Sapete che qua... Aspetta. Dovevo far il giro. Sapete che fa Batman la notte? Combatte i malviventi! Ah, ok, non era una battuta, ci ha fregato. Bene. Come quella volta che ti ho fregato io con Maxettina che andavano al parco. Bravo Gandolfo, così si fa. A volte bisogna anche saperlo fregare il pubblico. Paul è magia abbreviato, esatto. Ho un momento starnuto, devo starnutire. BRB, bravo. Di nuovo. Ma mi ha disattivato la finestra mortacci sua. Vabbè, non è che ci metto 10 minuti per starnutire. Sono tornato. E che ne sai, magari era uno starnuto atomico che ti... Devo scendere di nuovo... al piano di sotto per andare a starnutire lì. Così non faccio droplet a casa. Ok. Oh, finalmente, questo che vediamo da tutto il tempo, possiamo finalmente farlo. Andiamo. Prego. Yeah! La parte di platforming. Chissà quando uscirà il prossimo Mario 2D. Perché ormai sono... Oddio, sono 9 anni dall'ultimo Mario 2D? O sbaglio? Oddio, se conti... 2012.
un po' di meno, ma insomma non conterei Bros Deluxe. Lo conteresti Deluxe? No, non lo conterei, no. Quindi sì, sono 9 anni. Maker 2 sì, però... Ciao Barbone Gio comunque. Oh, Barbone Gio, è da un po' che non te vedo. Ciao, come stai? È vero, comunque... Il problema di Mario Maker e Mario Maker 2 è che comunque non sono giochi interi, con una mappa, con una serie di livelli prestabiliti. Pantaferro? Ah, sono quelli che ti rendono pesante, tipo? Mi sa. Vediamo. Sono solo per me. Aumentano molto la difesa ma aggiungono la gravità. Non ne vale la pena. Secondo me. No, no, raga, la gravità aggiunta a sto gioco è veramente comoda, per non dire altri termini. Sì, praticamente ti raddoppia il tempismo, cioè ti dimezza il tempismo, diventa tutto più veloce. Sapete cosa dice un mazzo di carte dialettale a un altro quando si arrabbia? Li mortassi tua! Non l'ho capito. Pensieri su Sora in Smash. Allora, sono generalmente contento perché è tipo l'unico di tutto il pass 2 che un minimo mi interessa. Però proprio a guardarlo da un lato obiettivo c'è sta. Cioè, era veramente tra i più popolari, tra i più richiesti in assoluto. Avrà accontentato almeno il 90% della fanbase, se non oltre, quindi sì. Era tra i candidati migliori che poteva scegliere per chiudere, secondo me. Mm-hmm. Qua incontriamo per la prima volta gli Yoshi in questo gioco. Oh. Mi piace che parlano, tra parentesi, tipo... Parlano in yoshese e noi li interpretiamo in italiano. Mario e Luigi Superstar, prossimamente, il meglio del meglio. Deve essere fantastico. Entriamo a dare un'occhiata prima di... Quindi abbiamo dei cameo qui, abbiamo Kirby Story. Abbiamo Wario. In Europa si chiama Paper Kirby, ovviamente. Sì. Mario e Luigi e Legend of Safi. Il bello di questo poster è che credo che nel 2003, quando è uscito Superstar Saga, non avevano mai pubblicato uno Safi in Occidente. Mm-hmm. Se non sbaglio ne hanno pubblicato uno solo su DS poi in Occidente. Comunque, no, parliamo col tizio che... all'entrata. Dovrebbe essere Nintendo. È Tose, se non sbaglio, quella compagnia che è nota perché non esce quasi mai nei credits, se non sbaglio. O forse mi confondo con un'altra. Lore Gove dice che il suo preferito nella saga è Dream Team Bros. Personalmente il mio preferito è proprio questo qui, Superstar Saga, però mi piacciono molto tutti quanti. Anzi, per viaggio al centro del Bowser. Anche se la combatte molto con Superstar Saga, Per quanto mi riguarda, quello più debole per me è Paper Jam Bros. Ecco, se escludiamo Paper Jam, tutte le uscite dispari le stra adoro, quelle pari un po' di meno. Se dobbiamo includere anche Paper Jam, sta regola non regge e niente, eppure quello per me è il più scarso. Come doppiamo questi tizi? Io faccio il rompipalle, questo qua. Che succede, voi? E io come doppio quel tizio? Evidentemente non si può parlare con Franco! Ci siete forse andati per ottenere soldi? Franco, il signor Franco è molto impegnato. Non è tempo per parlare con voi. Andatevene! Bene. E fagiolo stella diviso in 4 parti. Signore mio, signore, non deve ascoltare, non può ascoltare. Tutte queste fandonie servono solo per farvi restare al verde di nuovo, sono solo bugie, bugie! La citazione a Yoshi's Island. Ouch. Che? Stai zitto tu! E con questo mi congedo. Cosa c'è da guardare? Ho qualcosa in faccia?
Sì, è vero che molti definiscono Paper Jam come lo sticker star dei Mario e Luigi. Esatto, assolutamente sì, concordo al 100%. Eh? Dite che assomiglia a Frizzo, l'inventore della gazzosa? La ragione è che io non sono Frizzo, ma sono suo fratello minore. Mi chiamo Fracco. Sono il fratello minore... Fracco de Botte. Sono il fratello minore del leggendario inventore della gazzosa. Sono il proprietario del teatro. Inoltre, sono il presidente del fan club degli Yoshi. Oh no, sta parlando. Dammi 5 secondi. Va bene. Comunque sì, concordo su Paper Jam. Non hanno aggiunto molto alla formula e poi... un grosso problema per me. Bentornato! Un grosso problema di Paper Jam è che non ha personaggi originali, appunto. Quindi... Un grosso pregio dei Mario e Luigi per me sono i personaggi nuovi, le ambientazioni nuove, Paper Jam ne è carente. Vado. Presidente del fan club degli Yoshi, membri 1. Questo teatro è stato progettato per offrire agli Yoshi il massimo divertimento. Allora, di che cosa volete parlare? Capisco, basta avere la decorazione sull'insegna. Certamente, va bene. L'avevo preso pensando che servisse per decorare l'insegna, ma ve lo cedo volentieri. Bene, abbiamo preso l'ultimo pezzo. Lo faccio, padrone! Te levi! Lo farò solamente alle seguenti condizioni. Questa è l'insegna del teatro. Quindi in cambio di questo dovete trovare qualcos'altro per decorare l'insegna. Intendete dire uova neon? Sì, in cambio delle 7 uova neon colorate vi posso dare questo oggetto. Padrone, vi metti di mazzetta come loro, non saranno mai le uova neon. Te levi! La violenza, regà. 18 più. Cosa ne dite, ci state? Quando uno Yoshi mangia un tipo speciale di cibo, depone le uova neon. Dentro il teatro ci sono 7 Yoshi affamati. Ora, non vi resta che trovare quel cibo particolare e darlo agli Yoshi. Una volta ottenuto un uovo neon, vuol dire che lo stomaco degli Yoshi è pieno. E vuol dire anche che... siamo tutti felici! Chiaro? Incredibile, signore! Lei non pensa solo a se stesso, ma anche a tutti gli Yoshi! Ehi, voi due, non rimanete rimpelati, ringraziate il mio signore! E quando avete finito di ringraziare, correte a prendere quelle uova neon! Ora che ci penso, c'è qualcuno nel teatro che è un esperto di uova neon! Per saperne di più sul cibo che piace agli Yoshi e su dove trovarlo, parlate con quell'individuo! Polpette per tutti! Ehi raga, mi hanno confermato la cosa! Ma lo dirò durante la pausa caffè. Sono curioso. Io direi girovaghiamoci il teatro e usciamo alla mappa. E io proporrei di farla un filino anticipata perché devo staccare 10 minuti prima. Va bene. Questo è lo sfondo del nostro canale, il canale delle repliche. Parliamo con lui oppure? Ma sì. Ok. Allora leggiamo un attimino la chat. Tony ha detto, riguardo il remake, ha detto, hanno tolto Starfy, Wario e Kirby, hanno messo solo roba dei Mario e Luigi successivi, è vero. È un peccato, secondo me. Sì, effettivamente è un po' peggio così. Lore Gove diceva, secondo voi, quando uscirà un nuovo gioco? Non penso uscirà mai, purtroppo. Gli sviluppatori... La software house che li faceva ha chiuso, è andata in bancarotta.
Sì, Alpha Dream, che erano gli sviluppatori, sono andati in bancarotta, quindi in questo momento la serie è molto in dubbio. Purtroppo. Comunque, come lo doppio adesso questo tizio? Comunque, io sono Fusaglio, l'architetto che ha progettato questo teatro, no? E poi, comunque, sono il fratello maggiore del più grande investigatore del borgo, no? Ah, ma è quello che ci ha fatto... Quello delle fagiol gemme. È vero. Cosa? Cosa? Uova neon, dite? Come sapete che sono appassionato di uova neon? Ah, a volte architetto, a volte fratello dell'investigatore. Ma in realtà... sono solo un povero vecchio che ama le uova neon. Non è vero? Cosa? Volete sapere che cibo fa depositare le uova neon agli Yoshi? Beh, la fagiol frutta, forse. La fagiol frutta proviene dal regno di Fagiolandia e cresce sottoterra, forse. Per prima cosa, estrarre il fagiol frutto dal terreno. Vado avanti veloce! Fate mangiare le frutte, la frutta agli Yoshi, ottenete le uova neon, punto. Molto bene! Punto. Comunque, le mie conoscenze non sono certe esaurienti, o solo assolutamente esatte. Nella mia mente c'è una mappa generale dei luoghi in cui la fagiol frutta potrebbe essere. Forse... Mi piace l'animazione. Cosa? Cosa? Volete trovarla? E darne in pasta agli Yoshi? Ve lo dico davvero! Vi mostrerò una mappa che indica il luogo dove si trovano alcuni fagiol frutti. Segnerò la vostra mappa? Forse. Quindi ricordate tutti quei posti che dicevamo. Sappiamo già che qua ci sarà qualcosa. Finalmente lì è dove si trovano questi dannati fagiolfrutti. Recatevi nei luoghi che ho segnato sulla vostra mappa e cercate dove ci sono erba o rocce. Se trovate un luogo del genere, potete stare certi che lì si nasconde un fagiolfrutto. Per trovare un fagiolfrutto basta scavare una volta e tornare su. Forse. Buona fortuna! Sempre col forse. Forse. Negli Yoshi ci sono Yoshi veri. Deve portare qui la sua fidanzata, impazzirebbe per loro. Silenzio! Ma perché? Cioè, non è che ci sta uno spettacolo in corso o cose del genere? Silenzio! Ok, quindi dobbiamo andare alla ricerca di questi frutti. Vogliamo fare la pausa ora? Con un po' di anticipo? E ripeto, massimo 5-10, io devo staccare purtroppo. Quindi finiremo con 10 minuti in anticipo. Quindi facciamo anche la pausa in anticipo. Teatro Yoshi Atrio! Ciao FF303! Benvenuto, ben tornato. Quindi pausa caffè. Vedi, l'abbiamo ti abbiamo aspettato apposta. Abbiamo aspettato proprio il tuo arrivo per fare la pausa. Ebbene sì. Vado per chi non lo sapesse, se siete nuovi, vi avviso... Da bere io. Va bene. Vi avviso solo che la pausa caffè è una breve pausa in mezzo allo stream, quindi riprenderemo tra pochissimi secondi, minuti, un paio di minuti. Magam intanto stacca perché deve uscire, ciao. E grazie per l'aiuto con quella cosa segreta che non possiamo ancora dire. Quindi, questa è la pausa caffè, questo è il momento in cui andate a prendere snack. Io vi consiglio di prendere una bevanda, che può essere un tè, un caffè, acqua, succo di frutta, ma non petrolio. Speri in qualche modo che la saga continui. Io lo spero tantissimo. Allora, questa credo che sia la mia serie preferita, cioè, nello specifico in Mario RPG. Sì, Zack torna subito. I Mario RPG e i Mario e Luigi sono tra i miei giochi preferiti di sempre, o comunque quelli a cui sono più affezionato. Quindi mi dispiace tanto che sono trascorsi ormai un bel po' di anni dall'ultimo. Se ci pensate, Paper Jam Bros. È del 2015, sono passati 6 anni. Ora arriveremo al 7° anno senza un nuovo Mario e Luigi. Ovviamente ci sono stati remake, ma... Bentornato. Ma... Appunto, allora, sono solo remake. Allora, raga, annunciazione! Oh, rullo di tamburi! Mi ha...
Conoscete tutti i Takeshi di Chozovidia, vero? Sì. O almeno la maggior parte. Mi ha scritto letteralmente 2 minuti prima che iniziasse la live. Oh. E niente, stasera sono ospite da Chozovidia per parlare apertamente di Metroid Dread completamente senza vincoli. Parleremo da cima a fondo del gioco, sia una parte pre-spoiler del gioco in generale, sia la parte post-spoiler. Yeah, e io finalmente posso guardarvi! Esatto, e sarò anche in compagnia di Lux. Quindi saremo due di Chozovidia, io e Lux come ospiti. Bello, bello, faccio uno shout-out. Se non avete già seguito Chozovidia, cosa avete in mente? Seguiteli. Perché sono fantastici, sono molto bravi. Parlano di Metroid, quindi se cercate un posto per condividere quanto vi piace Dread, o anche quanto lo odiate, se per caso lo odiate, se volete un posto per parlare di Metroid, andate lì. E quindi perciò, stasera... alle 21.30 saremo live da loro. Mm-hmm. Finalmente quindi ho finito il gioco, quindi... Vi va di passate, vi prometto che mi trattengo con le mie stronzate, non faccio battute o cose del genere. E dov'è il gusto allora? Non dirmi che non farai neanche i singhiozzi. Quelli non ho il controllo, se arrivano dagli. Comunque, io finalmente ho finito il gioco al 100%, quindi non ho più paura degli spoiler, posso guardare tutto. E dagli, finalmente. Non puoi non dire un po' di stronzate. Va bene, vedo se riesco a inventarmi qualcosa su Metroid e Tina. Così poi mi cacciano. Oh no. Durata indicativa della live. Di solito Chozovidia si mantiene sempre sull'ora e mezza, quindi dovremmo finire verso le 11. Che per me è un problema, perché io solitamente inizio ad essere disponibile dalle 11. Perché tipo non ci sono mai intorno alle 9. Mm-hmm. Ma comunque. E niente, ho detto quel che dovevo dire, annuncio fresco fresco. Bello, bello. Se mi avesse scritto tipo 5 minuti più tardi, non l'avrei saputo fino a dopo la live. Molto triste del fatto che Mario & Luigi è finito col remake del suo gioco preferito. Sono triste perché secondo me non c'era neanche così tanto bisogno del remake, per quanto concordo che è un gioco stupendo. Però non lo so, cioè tipo non mi ha dato niente di nuovo. No, Viaggio al centro di Bowser. Secondo me non c'era proprio bisogno del remake, perché tuttora il gioco originale uscito su DS nel 2009 è godibilissimo, funziona perfettamente. Esatto. Quindi, beh, speriamo che ci sia altro, magari non Alpha Dream, magari qualcun altro. Comunque, sto bevendo il mio caffè. Non lo so, cioè, un Mario e Luigi in mano... Ma, tipo, supponiamo che a Nintendo gli piglia il matto e sviluppa proprio loro Mario e Luigi 6. Ci starebbe. Ma che paura. Sì, ma io non ho paura. Sì, lo farebbero come New Super Mario Bros, metterebbero solo Toad, niente personaggi originali. Esatto. Gioco preferito di Mario mio... Paper Mario 2. Bella scelta. L'ho raccontato più volte che il mio disco su GameCube ormai si è usurato e non funziona più per quante ore ci ho speso sopra. E sono molto triste di questa cosa. Paper. O meglio, funziona il disco, ma tipo dopo 15 o 20 minuti smette di funzionare. A prescindere da dove mi trovo, non c'è un qualche luogo che lo fa crashare. Semplicemente dopo che passa poco tempo, muore. È un peccato. È come le vecchie cartucce che si consuma la batteria dopo un po'. Mi fa venire la tristezza pensare a tutti i miei giochi di Pokémon di 20 anni fa, in cui ho perso tutti i Pokémon. Scusate, ho letto il coso che di Ikizu, mi si è fottuto il disco di Pokémon XD. Il problema che ho con quel titolo è l'XD. All'inizio credevo avesse scritto: a me mi si è fottuto il disco di Pokémon. Anch'io, il mio primo istinto quando vedo XD. No, davvero, ma che gli è saltato in mente di chiamarlo XD? Soprattutto in quell'epoca dove XD era comunissimo usarlo come emoticon. È come se oggi fanno Pokémon o WoW. Comunque te capisco, Ska, perché a me invece si è fottuto anche il disco di Colosseum.
funziona tranne per i titoli di coda. Non mi partono i titoli di coda in nessun modo, quindi tutto il post-game mi si è ce l'ho precluso, non lo posso, non ci posso accedere. Tony diceva: il 29 sospendiamo i fangame horror per passare a Mario Party Superstars. Ci sarà sicuramente roba di Mario Party. Non so se sarà al posto o se sarà in più, ma ci sarà al 100%. Sì, ci sarà. Il 31 ottobre pure faremo roba tanto bella. Mm-hmm. Sì, abbiamo già dei piani che vi diremo in seguito. Lore diceva: la saga di Mario e Luigi sta facendo la stessa fine di Paper Mario. È vero? Credo paradossalmente che Paper Mario sia messo meglio a questo punto, perché Origami King non era male dal punto di vista dei personaggi nuovi, delle novità. Mentre Mario e Luigi ormai manca totalmente da anni. È un peccato. Pokémon Rubino per 3DS. Ho sentito dire che c'è un... non so se è un glitch o qualcosa che impedisce a Pokémon Rubino di funzionare. No, allora, è tipo... è semplicemente l'usura della schedina, che inevitabilmente accadrà a tutte le schedine, 3DS, DS, eccetera, eccetera. È proprio una cosa che su cui non possiamo farci niente. Il problema è che per qualche motivo si sta verificando molto prima del tempo con i remake di Rubino e Zaffiro. Meno male che tutti i miei Pokémon, quelli che ho fin dal tempo del GBA, perché io mi sono trasportato tutti i Pokémon di gioco in gioco e li ho lasciati tutti in X. Quindi sì, ho tipo i box pieni. Io li ho lasciati tutti su Sole e Luna. Hai fatto bene. Per il momento, poi vedrò un po' dove portarli. Mario sportivo preferito? Mario sportivo preferito... Forse un Mario Golf, cioè forse Mario Golf 64, lo adoro troppo per quanto sa essere unico tra la scelta, il roster dei personaggi così strani e variegati, i percorsi, le musiche, è figo, è veramente figo. Maggi probabilmente vi dirà Mario Tennis per Game Boy Color. E invece Mario Tennis per Game Boy Advance, Mario Power Tennis per Game Boy Advance. Ah, vedi, fan numero uno di Maxettina. Ebbene sì. In competizione solo con Iper e Crico. Ebbene sì. Quello che adoro di quel gioco è che, a parte che è tennis, io da bambino giocavo anche a tennis, quindi mi piace di base. Ha la modalità storia che è davvero fatta bene. Mi piace un sacco. Di recente ho giocato appunto a Mario Golf per GBA e credo di preferire molto Mario Tennis. Però comunque apprezzo anche Mario Golf. Non l'abbiamo ancora finito. Vabbè, tecnicamente abbiamo visto i titoli di coda. Tecnicamente. Com'è che si chiamava? Allora, lei si chiamava Ella. Come si chiamava il maschio? Neil. Giusto. Chat, indovinate che musica sto facendo. Wow, molto originale. Yeah. Comunque meniamo troppo su Maxettina e troppo poco su Neil ed Ella. È vero. Super Mario Bros, wow. È così facile. Me sa. Mi dispiace. Ok, basta. Il caffè è finito. Torniamo a giocare? Bravo. Sì, sì, per me possiamo andare. Ok. Riprende il controller. Faccio il rickroll. La prossima pausa caffè farò il rickroll. Dunque, dobbiamo andare adesso alla ricerca dei cosi di terra. Ce n'è uno già qua? No. No, accanto. Andiamo tipo di qua e facciamo il giro. Accanto e poi a sud, mi sa. Sì, sì, sta giù. Distruggiamo questi nemici. Perché usare il solo quando puoi fare l'ignorante? Hai ragione. E soprattutto quando dobbiamo ancora sbloccare tutte le mosse avanzate.
andiamo accanto. Ah, qua c'è roba nuova. Qua potevi farlo partire uno dei suoni, una delle risate. Andiamo accanto. Ok, l'hai fermato tu, premendo spazio. Oh. Hai fatto bene. Quindi questo è il primo tra i segreti da prendere. Ok, ora sì. Il primo fagiol frutto. Qua sopra non c'era altro, ok. Altro. Poi... ne abbiamo mancato uno sopra? Sì. Vabbè, ci arriveremo facendo il giro. Dunque... Oh! No! Non posso neanche fare bros. Sì, una cosa che adoro... stiamo fermando per bene. Una cosa che adoro è che quando ci rigiochi... puoi ottenere questi cosi in anticipo. Puoi fare sequence break. Come un Metroidvania! Penso che stasera durante la live lo dirò che stiamo giocando un Metroidvania molto famoso. Sì. Si chiama Mario Luigi Superstar Saga. Esatto. Il miglior Metroidvania per GBA. Non taggatemi. Ok. Non qui. No, devi andare sopra e poi sulla destra. Mm-hmm. La mia memoria è molto buona. Era qui, ok. Ricordo che ci siamo passati l'altro giorno. Come gioco? Sì, dai, non è gigante, però quella ventina d'ore te dura senza problemi. Mm-hmm. Ci sono anche un po' di cose opzionali. Ciao WarioPad. WarioPide. Ma non c'è? No. No, infatti. No, decisamente no. Sì, comunque, la durata è sulle 20-25 ore, che secondo me è molto buono per un RPG. Quando durano i giochi 30-40 ore già mi inquietano. Per me 20... esatto, oddio. Invece 20 è una buona durata, perché è abbastanza per avere una bella progressione, tante aree, però non troppo da avere tipo una storia che non finisce mai. Xenoblade mi guarda male. Ok, ora a nord. FF è abituato ai giochi da 60 più. Io sono terrorizzato, tipo, no, ho gli incubi la notte. Portameli avanti. Rarissime volte ormai faccio eccezioni e mi prendo roba particolarmente cicciona. Tipo il remake di Xenoblade l'ho preso perché è un gioco che mi sta molto a cuore. Ma altri casi, tipo che ne so, Bravely Default 2, quello non l'ho ancora preso perché mi inquieta la durata. Davvero, non ho lo spirito di mettermici. Anch'io. Giochi tipo Persona, Bravely Default. Chi ce la fa più? Non ho più 12 anni, non ho più l'età. Avevamo un'età ormai. Esatto. Lo sapevi che non ammazziamo sto tizio. Lo sapevi che Nomo Reels sono abbastanza corti? Sì, ma non è tra le mie priorità, scusa. Uff. Sairum ha iniziato Earthbound a luglio. Earthbound non è neanche così lungo rispetto ad altri RPG. Non è neanche corto. Ma durerà una trentina più o meno. È un po' più lungo forse di Mario Luigi. Fare il 100%. Luglio 2019. Bene, Sairum. Allora, sai una cosa? Sì, qua c'è quello particolare. Prima andrei a prendere quello a sinistra. Solo perché okay, così sì, lasciamo quello più lungo per ultimo. Non volevo. Bravely Default è bellissimo. Io ho giocato al primo su 3DS e mi è piaciuto molto. Il primo mi è piaciuto un sacco. Ma ripeto, era un'epoca dove riuscivo a reggerli i giochi così lunghi senza problemi. Adesso faccio veramente fatica. Basta, attacchiamo ignoranti.
Ho 70 punti fratello, usiamoli. Modder arriverà mai su Nintendo Switch Online? Aspetta, richiedimelo tra un attimo. Pavone. Ok, un attimino. Va bene, la prossima volta. Ok. Modder arriverà mai su Nintendo Switch Online? Sì, c'è sta. Non dico altro. Dai, è un po' però. Ok. Ah, colpito te. La ammazza e basta. Super Mario RPG arriverà mai su Nintendo Switch Online? Però è strano che non sia mai arrivato, se posso dirlo. Forse stanno facendo un remake di Mario RPG. Ma fidati, quasi che ci potevi la risata. Ok, è qui. Ok, siamo qui. Ecco qui. Ah, ok, ci stanno pure due blocchi là. Radiant Historia è quello per DS, giusto? Ci hai giocato di recente per caso? Ah, non ecco. Ci ho mai giocato, ma l'ho visto ed è piuttosto bello. Oh, ma erano così, proprio all'aperto. Quando avremo il PC2? Non ne abbiamo uno dal 92, ma infatti... PC2? John PC, quando ti decidi a fare un nuovo gioco? Un nuovo PC? I giocatori di scacchi che aspettano Scacchi 2. Comunque stavo pensando al fatto dei remake. Non capisco perché... Oh, non volevo. Volevo solo saltellare. Non capisco perché effettivamente non hanno mai messo Super Mario RPG. Perché ci sarebbero tutti i motivi per metterlo. Takishi! Benvenuto! Zeki ci ha appena presentato quello che farete. Ho spoilerato la cosa, sì. Ragazzi, salutate tutti i laghi, mandategli un abbraccione. Abbiamo già fatto lo shoutout poco fa, da qui. Dovremmo fare un girone assurdo qua. Bene. Qua c'è il Bupa. Okay. Vai, infuocami. Un remake di Epic Mickey, bella scelta. Quello Epic Mickey se lo meriterebbe un remake, era bello. Allora, bello non saprei, perché cioè, si perdeva in un po' tante stronzatine, però... Però proprio per questo secondo me un remake ci starebbe bene, almeno potrebbero approfittarne per sistemare quelle cose. Temo che non lo faranno mai, perché quando si tratta di Topolino i diritti sono sempre problematici. No, ma che poi mi ricordo che Disney credeva un sacco nel progetto e purtroppo lato vendite non è andato particolarmente bene, quindi figurate se manifesterà mai interesse per farlo, per farne un remake di quel gioco. Ricordo che c'era pure il sequel, ma quello non l'ho mai provato. Neanch'io. Però quello che mi piaceva era quell'atmosfera, il fatto che era un po' creepy. Poi c'erano le concept art che erano fighissime. Ciao Ivo Lucario. Super efficace. A proposito, conta solo quello che ho equipaggiato io, vero? Quindi non faccio danni doppi a sta battaglia. Sì, conta solo il tuo. Bene. No, ok. Ouch, è vero, hanno fatto i remake di Castle of Illusion, quello per 3DS.
Sì, Castro Illusion lo conosco. Però quello potrei quasi capirlo perché era molto più vecchio, no? Non lo so in realtà. Saranno dello stesso periodo, forse Castle of Illusion è più recente. Sicuri? Tipo Epic Mickey è del 2010, 2009, 2011. Castle of Illusion sarà del 2011-2012. Ok, wow. Ehi, oh, cos'era quello? Che strano sprite, mi chiedo cosa sia. Ah, no, era degli anni 90, Maggi, infatti, mi sembrava strano. No, aspetta, quello che hanno fatto il remake è quello per 3DS che è un gioco diverso. Cioè, sì, è lo stesso nome, ma è un gioco diverso. Hai fatto male. Credo. Non sono un esperto di Castle of Illusion. Il problema del finale del secondo è che era finalizzato in il terzo capitolo, ma è realizzato. Ah, che brutto quando è così. Danza piragna, figo. Adoro lo sprite carino. Piccolino. Luigi! Sei stato tu ad aiutarmi, vero? Grazie, sei stato davvero utile! Parlo così perché ero rimpicciolita. Comunque, Luigi! Si è tagliato l'audio. Si è sentito solo il to finale. Castle of Illusion? Ok, aspetta un attimo che devo capire. Vai. Povero Luigi. Castle of Illusion 3DS. Power of Illusion? Power of Illusion era quello per 3DS, sì, quello me lo ricordo. Castle of Illusion invece è quello vecchio uscito su NES, mi sembra. Castle of Illusion con Mickey Mouse. Ok, remake. Quello. Ok, quindi quello del 2013 sarebbe il remake dell'originale. Mm-hmm. Ed è questo che sta arrivando anche su Switch. O no? Switch Castle of Illusion. Non so perché mi sto mettendo a cercare questo. Sono andato in questo rabbit hole di un topolino. Molto bene. Ok, credo che sia questo qui. Confermato. Quindi sì, è lo stesso gioco degli anni 90, credo. Solo il remake. Capisco. Vabbè, non faccio la voce stridula, sennò il Discord mi taglia. Capisco, non mi ero accorto di essermi rimpicciolito. Luigi, a proposito, le dimensioni del mio corpo, come faccio a tornare normale? Chi l'avrebbe detto che potevi fare una cosa così? Sei un grande! Che bellino! Adoro lo sprite. Luigi c'è sta proprio sotto il cielino ed è bellissima come cosa, lo amo! È morto! È morto! È morto! Ok, no. Ma tutto bene. Oh oh oh. Guarda, ora la mia brillantezza è tornata normale! Luigi, grazie! Ah, mi hai davvero aiutato. Per ringraziarti ti regalo questo. È una cosa che ho trovato dentro la pianta piragna. Prendila! Fa un po' schifo questa cosa, cioè tipo l'ha presa dallo stomaco della pianta piragna. Lui stesso era nello stomaco. Bene, ora che sono tornato al mio aspetto precedente, posso andarmene da qui. Comunque sì, leggete PK è molto bello. Ora devo proprio trovare un altro pezzo di fagiolo stella, come se ne avessi trovati altri, sono veramente inutile, lo so. Per favore, porti i miei saluti anche al baffino rosso. Zaki, doppiatore ufficiale. Magari ci incontreremo di nuovo dopo aver trovato il fagiolo stella. Mi raccomando, contattate Zaki alla sua email business per il prossimo gioco. Ah, Maggi, te muovi, se sta tutto il tempo qua a oziare. Mario era lì che fissava dal cancello, non muovendo un dito. Quindi abbiamo tutti i pezzi.
questa scena è stata la cosa che mi ha fatto cominciare a shippare Luigi Fagiolino. Sì, Dark, uguale io. Solo questa? Non da prima? Allora, da prima era più un Luigi c'è sta sotto, Fagiolino non se lo fila. Questa almeno fa vedere che un po' the feeling l'hanno sviluppato. Ci sta. Credo anche che abbia scaturito molte fanart, ma non voglio andare a parare lì. level up, quindi! Potete votare. Se per caso siete nuovi, potete votare semplicemente scrivendo in chat. Attacco, oppure at, semplicemente il nome della statistica. Difesa, diff, e così via. Vediamo cosa aveva postato Iperdan. Puoi rimettere il link tra un attimo? Ok, il link di Play Store. Se rimetti il link lo posto io. Ci sono alcuni link che dovrei mettere nella whitelist. Comunque non sta partendo il bot, un attimino. Ti stavo vedendo bene. Si era disconnesso, scusate. Koopa Sapiens, te muovi! Te muovi! Te muovi! Singhiozzo selvatico intanto. Ok, si è mosso, potete votare. Ok, il link stavolta l'ho recuperato. Ed è... questo qui. La chat veramente fa a gara per scrivere singhiozzo. Secondo me sono tutti pronti. Con singhiozzo copiato, pronti a incollarlo al momento giusto. No, però non fatelo due volte. Se lo fate tutti insieme, lo conto una volta sola. Se lo fate a distanza di qualche secondo, pensa, ok, è un altro singhiozzo. Questo lo devi levare, infatti. No, non va bene, non va bene. Singhiozzo, ok, 33. Oh, che l'ha già fatto Tony. Ok, comunque, avete votato, fratelli. Ikizu lo scrive alla velocità della luce proprio. E dai col fratem. Vabbè. Ok, il 2. Dico, ci chiudo un occhio perché ci stavano anche dei più uno selvati là in mezzo. Quindi torniamo al teatro. E diamo da mangiare a tutti gli Yoshi. Puoi portare i singhiozzi a 9999? Sì, ma no. Guarda come li ammazziamo tutti! Ti ricordi all'inizio? Quando erano così forti. Quasi game over. E ora invece? È come quando ottieni lo Shine Spark in Metroid. Visto, confermato che è un Metroidvania. No, devi... ah no, aspetta, è vero. Prima gli Yoshi. Quindi gli Yoshi morenti qui. Che fame, mi andrebbe della frutta. Frutta, grazie! La voce, se non sbaglio, è la stessa di Yoshi's Island. Niente meglio della Fagiol frutta. No, mi sa che questa voce è andata in Yoshi's Story. Ok. E poi non è più rimasta invariata, abbiamo la stessa voce di Yoshi da 24 anni, una cosa... o giù di lì. Tutto il panorama videoludico è un Metroidvania. Il mondo sarebbe più bello se fosse così. Comunque, secondo me... anzi, te lo chiedo a te, secondo te, quanto puzzano queste uova? Ma quelle degli Yoshi, dici? Sì. Profumano di ovo di Pasqua. Se lo dici tu. Vedi, ogni uovo è colorato diversamente, come gli upgrade diversi, tipo la termotuta, la tuta gravità, come un Metroidvania. Visto? Confermato. Tutto il panorama videoludico è figlio di Hollow Knight, esatto. Nel remake ci sono anche alcune voci di Yoshi simili di Mario Kart Wii. Perché hanno fatto voci nuove in Mario Kart Wii? Mario Kart Wii so che riutilizza molto da Double Dash.
però non so esattamente quante cose nuove sono lì. Mario Kart Wii ricicla pure i modelli 3D di Double Dash. Infatti sì. Sono molto spigolosi. A me ha impressionato molto il fatto che Mario Kart Wii ha un budget molto piccolo e poi Mario Kart 8 ha il graficone tutto rinnovato. Davvero hanno fatto un salto enorme da Wii a 8. Mamma mia, vero. Passando dal 7 che era così così. Ce li abbiamo tutti? Sì. Bene, bene, bene. Fun game. Di Hollow Knight. Ok, quindi... Ben fatto! Siete affidabili e perspicaci! Sono l'esplorazione figla di Hollow Knight. Figla. Esatto. Le uova neon sono meravigliose! L'insegna diventerà splendida! Che bellina! È carinissima. Yeah! Guarda che carini gli Yoshi che esultano. Quello a destra lo adoro. Comunque è Fairoshi. È il nostro Duran, quello lì. Vero, quello è Firo. Grazie a voi due. Grazie a voi due, il teatro è completato. Quindi, come vi avevo promesso, ecco la vostra ricompensa. E abbiamo tutti i pezzi. Abbiamo tutto. Hai ottenuto un pezzo. Yeah! Presta il castello. Con calma. Beh, saremo piuttosto impegnati per l'inaugurazione. Scusateci, ci congediamo. Allora, credo che possiamo ottenere questi. Hai ragione. Comunque è vero, gli Yoshi hanno svenduto i loro figli. Abbiamo appeso i figli degli Yoshi all'insegna. È molto macabro. Vabbè, dico, te stupisci di questo dopo che in Yoshi's Island gli Yoshi usano i loro figli come armi? È vero. Yoshi in realtà ha una lore molto cupa, molto macabra. Ah, molto cupa, cioè cupa. Ah, cupa! Aspetta. Cupa! Ok, basta. È un po' come Kirby, che ha la trama post-apocalittica. Mamma mia, Kirby penso sia una delle serie con la lore più macabra che possa esistere. Sai che mi sono scordato dove stiamo andando? A piglia... Cioè sì, so dove stiamo andando, ma non mi ricordo dov'è. Sì, faccio io, ho capito. Mi piace che ho giocato questo gioco tipo 80 volte. Kirby lore macabra. Non sai della lore di Kirby? È davvero divertentissimo. Sì, è veramente qualcosa di inquietantissimo. Non parlo esclusivamente del fatto che sia tutta un'ambientazione post-apocalittica, ma anche tutto quello che condisce i vari personaggi che vengono introdotti. A parte che cito sempre il gioco che ha il boss che ti spara letteralmente sangue. Mamma mia. Chissà se c'è anche equipaggiamento nuovo comunque. Sì, ma prima... Famo le cose importanti. Yes. Mario è kid friendly e poi a volte diventa un botto macabro. Purtroppo non lo fanno più molto spesso. I giochi in cui osano un pochino di più sono... magari Paper Mario, il portale millenario, Super Paper Mario. Quei due osano un po' di più, per davvero. C'era quel gioco a tema horror molto figo, Mario and the Music Box. Non capisco perché Nintendo non abbia mai fatto un remake. Sì, vero, Shigeru Miyamoto fa il remake di quel gioco. Ne approfitto per farvi lo spammino, se si può considerare tale, che tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, alle 3, facciamo i fangame horror o comunque i fangame di Halloween. Quindi, stiamo facendo questo fangame che si chiama The Music Box, che è praticamente un gioco di RPG Maker. Ah, ancora no, e allora prima dobbiamo andare al castello. Ed è molto edgy, ed è divertente, diciamo, per quello che è. Comunque sì, c'è il boss finale di Kirby 64, che ti spara sangue.
è molto crawling in my skin e così via. Io mi chiedo se qualcuno tipo guarderà il video su YouTube di quel gioco. Quanto sarà seccato per il fatto che metto crawling in my skin ogni 3 secondi. Tipo, ma io sono così preso dalla lore. Ma perché questo scemo mette la canzone? Dove sei arrivato a The Music Box che io ho dovuto smettere di seguire dopo la prima oretta? Credo di essere, mi hanno detto in chat, metà oppure 2/3. Quindi domani lo finirò, penso. Ah, wow. In realtà domani... anch'io. Diciamo che... domani non credo di avere tantissimissimo tempo, quindi spero di finirlo. Comunque sì, la Kitu sono una seccatura. Eccoci qua. Ok. Dovrei doppiare la regina. È vero. Il fagiolo stella è resuscitato. Allora il fagiolo stella è tornato al suo stato originario. Devi fare anche lui, lei. Hai ragione, oddio, devo fare... E al contrario, i... tutti i personaggi. Ah, come cacchio si doppia questa ora? Come faccio a differenziarli? Avevano detto che fa tipo un miscuglio tra la voce stridula e Bowser, però mi sa esatto, che... Esatto, il problema è che è tipo... Bowser normale. Stridula è col tono più alto, Bowser è col tono più basso, se faccio la via di mezzo è il tono normale. Ok, facciamo così, sarà un disastro, ma facciamo. Inoltre è la radio, quindi facciamo così. È vero, ma è anche via radio. Tenetevi pronti per questo disastro. Ok, vediamo come viene. Non so come viene. Bene, li avete recuperati. Attendo che i baffetti rossi e verde mi portino il fagiolo stella. Come sono? Sì, si può fa. Vedo risate in chat, quindi dai. Il luogo di consegna è il tempio delle battute, alla fine del mare. Mamma mia, là ce dobbiamo scatenare. Con le battute intendo chat. Non si può camminare sul fondo del mare fino al tempio delle battute. Tornate qui una volta che avrete capito come procedere in superficie. Durante il viaggio fate attenzione a non perdere il fagiolo stella. Ma l'obiettivo del malfattore è di risvegliare il fagiolo stella usando la voce di Peach. Quindi, anche se gli portiamo il fagiolo stella, probabilmente non ci restituirà la principessa. È certamente come dici! Tranquillizzati. Non possiamo far altro che dargli questo! Oh, un finto fagiolo stella, geniale! E poi portate anche i vestiti di ricambio della principessa! Sicuramente Ghigno Bowser l'avrà sballottata qua e là, i suoi vestiti saranno brandelli! Oh, ma cosa intendi? Non è possibile... No, aspetta, che... Non che ho capito questo dialogo, neanch'io. Torniamo indietro, tipo. Sicuramente manca qualcosa in mezzo. I suoi vestiti saranno brandelli. Ok. No, è un errore di traduzione, per forza. Va bene. Vabbè, chissà cosa intende con... Va bene. Ok. Un vecchio servitore come me deve di certo preparare un nuovo vestito. Non facciamo troppe domande, Grico. Alcune cose vanno lasciate all'immaginazione. C'è un solo modo per recarsi al tempio delle battute. Cavalcare le onde dell'oceano. Forse sulla spiaggia si può trovare un modo per andare là. Sembra che un tempo ci fosse un luogo adatto al surf in una di quelle spiagge. Va bene, allora voi due seguirete il nostro piano. Stavo per dimenticare. Visto che avete trovato il fagiolo stella, vincete... Buona fortuna.
99.999.999.999.999 monete! Fungo. Monete fungo oggi valgono 99 monete fagiolo. Che inflazione. Che poi controllai ed effettivamente è vero, ottieni monete più 99. Molto accurato. È il minimo, visto che prima ne devi spendere 500. Tony dice: Sonic Adventure 2 confermato, non colgo la citazione. Manco io. È per il tempio delle battute? O è per il surf? Comunque per il finto fagiolo. Forse c'è un finto smeraldo del caos. Il finto smeraldo, sì, è vero. Comunque ora possiamo... Ma dove vai? Volevo andare qui all'equipaggiamento. Magari c'è roba nuova. Salta! Seguimi, fratello! Quindi vediamo se c'è roba nuova. C'è! Visto? Visto? Quindi questo attacca per primo e ha un po' di difesa in più. Questo toglie la gravità? Diciamo di no. Allora, io sarei per il no, però secondo me è proprio canon, è canonicamente successo che Luigi ha portato la tuta fagiolino. Va bene, la porteremo nel nostro cuore. Chat, dite voi se ho ragione. Secondo me sì, non vorrei influenzare il parere della chat, ma... Comunque io farei così, mi metterei io pantafagiolona... Sì. E a te darei pantaloni stella, perché così attacchi prima di me e puoi fare il tuono prima di me. Ha totalmente senso. Quindi uno per me e uno per te. Però questi... No, allora, i cosi fagiolino ce li portiamo appresso. Va bene. Se li tiene Luigi. Luigi tiene i vestiti di fagiolino nella valigia. Prima deve vedere la tessera. Giusto, abbiamo quella nuova. Danza piragna, martello. No. Niente. Qua niente. Forse nella città di Toad, a Toadopoli, c'è roba nuova. No, in realtà non so, che queste sono nuove, solo che le abbiamo bellamente ignorate. Ah? Perché hanno degli aumenti veramente grossi. Vero. Afferra strumento, forse è molto buona perché prende più strumenti dai nemici, o sbaglio? Non lo so. La proviamo? Ok. Vedete chi è Adam? Cioè, per me ormai con i 20 fratello possiamo anche sacrificarli. Mm-hmm. Secondo me potrebbe essere una buona strategia questa. Tu attacchi per primo col tuono. E quindi ammazzi più nemici insieme e gli afferri gli strumenti. Quindi la metto io. Per te. Ah! Oh! Poi, per me invece, premiamo tutti e due. Giacenza di magazzino, riluce. Che vuol dire riluce? Secondo me voleva dire risplende. Risplende diventa riluce? Più che altro dal nome, brillo tessera, secondo me volevano dire risplende. Recupera gli oggetti usati in battaglia, può essere. Prendiamo riluce, dai, mi prendo io riluce, così ho ancora più attacco. Riluce. Capolavoro. Nintendo. La traduzione di questo gioco è un po' particolare. Aspetta, ma è vero che ci siamo equipaggiati qua, ma... Non ci fa male pure dare un'occhiata a Toadopoli. Ci sta, ci sta. Io aspetto ancora di trovare quella tessera overpowered. Che non la usiamo perché è davvero esagerata, è davvero sbilanciata. Quella con cui vinci il gioco. Cioè tu la mostri, dici al nemico, ho vinto, e il nemico fa, sì, scusami, e se ne va. Esatto.
Allora. Anche qui c'è roba nuova. Ok, roba nuova ma vecchia. Cioè, diciamo che ha senso, anziché attaccare per primo, attacco subito dopo te, quindi comunque la velocità diventa inutile, ma insomma, ho già preso dei pantaloni ottimi, quindi... Ecco, ecco qui. La prima, ma c'era anche la versione AA. Non lo so, vogliamo aspettare che ci sia la AA? Io aspetterei che, che ci sia la AA. Ok, penso che tipo nello stream finale la prenderemo e la useremo per distruggere a brandelli il nemico più debole del gioco. Mamma mia, che bello. Lo annientiamo, diventa polvere, diventa cenere. Torniamo nel piano astrale contro il primo calabrotto sfigato. Sì. Rilucere, mandare luce, risplendere, esiste? Esiste riluce. Quindi esiste come verbo, rilucere, solo che potevano obiettivamente risplendere. Rilucere, comp, direi lucere, splendere, coniugare. Grazie Iper per la definizione. Grazie. Dizionario Treccani. E dei tempi composti. Oh no! Guarda come sei veloce. Ah, è vero, perché ora attacco per primo. Oh! Questo gli do un 7 su 10. Un singhiozzo nella media. Vero, si è sentito. Wow, credevo che Discord l'avesse tagliato. Tutta la chat. Singhiozzo, singhiozzo, singhiozzo. Attenzione, singhiozzo. Ecco qui. Oh, mi chiedevo chi fosse. Di nuovo sono i fratelli Mario e Luigi. Proprio al momento giusto. Proprio ora abbiamo imparato una nuova tecnica per costruire martelli. In teoria li doppiavamo, ma chi se ne frega. Vabbè. A voglia. Allora mettiamo la prova. Nuovi martelli. Tutto qui. Questi due possono volare? Sì. Ragazzi, i nostri ci hanno dipinto i martelli di giallo! Bene! Se ci pensi non c'è neanche bisogno di usare i martelli se sai volare. Voli semplicemente sopra la roccia. Vero. Potevano insegnarci quello. Ah, dai. Ok, chat, sapete cosa fare? Dovete scommettere su quale... roccia è quella giusta. Il primo che dice, ok, due secondo Tony. E anche secondo Iver. Duraner dice 4. 4. 4 è composto da 7 lettere, 7 diviso 2, 3,5, meno 3 di Sairum, 0,5, per 4 che è il numero iniziale di Firo, fa 2, quindi Firo ha scelto 2. Bravo Firo! Ah, hai finito, mi ero addormentato. Quindi questo è un po'... mi ricorda un po' quei minigiochi di Zelda dove apri uno scrigno e ottieni monete. Sairum dice 1, Tony pure, Firo dice 6, 6 è composto da 3 lettere ed è il terzo voto, 3 diviso 3 fa 1, quindi Firo ha votato 1. Ancora 800 monete! Nell'istante in cui citate la matematica io mi addormento. Ciao. Ma come a scuola. La matematica è così bella, perché non l'amate? 2. Basta! Ancora! Stiamo diventando ricchi! Avemmo guadagnato 900 monete finora! Ok, quanto fa 56 per 12 diviso 13? Ora, ti do 20 secondi. La madonna! Allora, 5,60 più 112 fa 672. Diviso 13, quello è un po' più difficilotto, cioè 51 e qualcosa, non so il numero preciso però. Bocciato! Ma... sei un poser, sei un finto matematico. Vabbè. Cosa gli devi rispondere? Rispondigli che senza la matematica è
E il fatto è che è essenziale, letteralmente ogni cosa su cui poggiamo c'è sta la matematica dietro. Non saremmo in questo momento a parlare tramite Discord, Twitch o quant'altro se non ci fossero state scoperte matematiche prima. Fai silenzio tu. Uno. Basta! Allora, ragazzi, vi do un dato interessante. Abbiamo beccato le monete 4 volte di fila, giusto? Sì. Ma ok, sei qui. La probabilità di avere quest'esito era 1 su 81. Wow. E quanto è in percentuale? Inferiore. È ancora superiore all'1%. Un attimo, ve la faccio. 1,2%. Ok. Boo. Comunque sì, stiamo diventando ricchi. 2. 2. Oh, no. Finalmente! Guarda, pazienza! Basta che non erano di nuovo le monete. 32. È 2 alla quinta. 5 meno 2 fa 3, quindi Firoshe. Oh, let's go! Bravo, complimenti, Timo, hai votato bene. Spazio, le strutture e i calcoli. Per l'origine del termine occorre andare al vocabolo egizio mat, nella cui composizione appare il simbolo del cubo. Mat. Ah, ha interrotto il messaggio perché era troppo lungo, wow. Non ho fatto in tempo a leggere tutto. Anche il bot si è rifiutato di parlarne. Anche il bot si è addormentato. Vediamo quante monete abbiamo. Tieni conto che abbiamo anche fatto spese, eh? Vero. Ok, infatti, sì. Infatti, questa. Quindi abbiamo recuperato. Sì, guarda, è quasi ora per me di staccare. Io direi proviamo l'attacco fratelli. Mm-hmm. E poi ci salutiamo. È bello perché così proprio il prossimo stream andiamo dritti nel nuovo posto. Allora, era che io ti martellavo e tu dovevi premere ripetutamente A e poi io mi limitavo a cambiare azione. Ok. Dai. Sì. Ok, figo. Praticamente, questo, se ricordo bene, è bello avanzato. Sì, sì, avanzato pure, è molto carino. Oh, fuggiamo dentro. Scappiamo. Ma come dentro? Torniamo qui. Facciamo che salviamo. Ok. Un attimo! Oh! Come osi? Ah, va bene. Oh, ok, ora sto tranquillo. Così partiamo nel prossimo stream, perfettamente curati e pronti per la nuova area, che purtroppo, oh, sì, è la penultima. O meglio, ragazzi, l'ultima prima, diciamo, del finale. Ragazzi, per il tempio delle battute ve voglio carichi. Mm-hmm. Cioè, preparatene tante da leggere. Ho paura, ho molta paura per quello stream. Quindi martedì prossimo saremo nel tempio delle battute. Quindi io vi invito a rimanere per il raid, ma intanto salutiamo per quanto riguarda Mario e Luigi. Bye bye, a ciao, martedì. Luigi. Bye bye.